Buonasera, sono io che ringrazio Rosella di questo invito in questo luogo che non conoscevo. Conosco Dronero da tempo, però non conoscevo questo spazio occitano in mezzo al prato. Dovunque si guarda ci sono questi prati bellissimi. E dunque sono molto contenta di essere qua e grazie. Allora, alcuni anni fa avrei iniziato a parlare di Dante e la lingua occitana dicendo: pochissimi sanno che nella Divina Commedia vi sono ben 8 versi in lingua occitana, in lingua doc. Ma ormai credo che non lo posso più dire, perché la cosa, soprattutto in queste zone, credo che la sanno proprio ormai tutti. Anzi, se permettete, vorrei chiedere che alzi la mano chi non sa che Dante, che nella Divina Commedia ci sono 8 versi in lingua doc. Lo sapete tutti, come immaginavo, e va bene. E non c'è nessun'altra lingua, cioè c'è qua e là qualche parola in latino, ma c'è solo la lingua occitana, oltre all'italiano, nella Divina Commedia. E perché? Perché solo la lingua occitana? Perché è una lingua importante, naturalmente, e soprattutto era una lingua importantissima ai tempi di Dante. Era la lingua in cui veniva composta la poesia dei trovatori. E quando si parla dei trovatori non si deve pensare a un gruppo sparuto di menestrelli che andava ad allietare le serate nei vari castelli. Non è così. Si trattava di un aspetto che caratterizzò quella società. I trovatori di cui si ha notizia sono quasi mezzo migliaio ed ebbero un ruolo universalmente riconosciuto di diffusione in tutta Europa non solo dell'arte poetica, ma anche di un ideale di vita e di un sistema di valori. I trovatori erano i poeti del sud della Francia, ma c'erano trovatori anche in Italia. Per esempio Sordello, il famoso Sordello, era di Mantova, quindi italiano, e parlava italiano, ma la poesia la scriveva e la cantava in lingua doc. E non solo lui, tutti all'inizio. È un po' come succederà secoli dopo per l'opera lirica. L'opera lirica deve essere in italiano. E non è che scrivevano in italiano solo Donizetti e Bellini, Verdi e Puccini. No, anche Mozart scriveva le opere in italiano, perché la lingua dell'opera lirica era l'italiano. E così secoli prima la lingua della poesia era l'occitano, una lingua internazionale. E non è poco. Non è poco, ma c'è di più. E il di più è che quella dei trovatori è la prima poesia europea in lingua volgare, cioè la lingua che parlava la gente, il volgo, che era appunto la lingua doc. Insomma, la poesia, la cultura europea è nata nell'undicesimo secolo in lingua doc, in lingua occitana. Tutti gli altri poeti e scrittori, i siciliani alla corte di Federico II, il Cantico di San Francesco, Jacopone da Todi, il Dolce Stil Novo, i Minnesänger tedeschi, i trovieri della Francia del Nord, tutto è venuto dopo. Loro erano i primi. E tutto questo sarebbe già un motivo valido per rendere omaggio a questi poeti e alla loro lingua. Ma a mio avviso non è questo, non solo questo, il motivo dell'omaggio che tributa loro Dante. E non è nemmeno un semplice omaggio, c'è una profonda unità di intenti, un'assoluta condivisione di valori tra Dante e la poesia dei trovatori. E quello che li unisce è, a mio avviso, la fede, cioè la visione religiosa, cristiana, ma eretica, che avevano entrambi, quella dei cosiddetti catari. E allora spieghiamo brevemente chi erano questi catari, che erano gli unici veri eretici dell'epoca. Detto per inciso, gli eretici sono sempre cristiani, gli altri possono venire chiamati pagani, miscredenti, infedeli, qualsiasi cosa, ma non eretici. Gli eretici sono sempre cristiani.
E solo a sentire questo nome, eretici, uno immagina dei fanatici integralisti che si erano infiltrati nella società e pensa che magari non con i roghi, ma comunque era necessario sbarazzarsi di loro. Uno se li immagina così perché così sono stati descritti per secoli. Ma quanto è stato scritto su di loro, su tutti gli eretici, anche sui Valdesi, su tutti, non corrisponde alla verità, perché è stato scritto dai vincitori. La storia, come sapete, è sempre stata scritta dai vincitori, che in questo caso hanno provveduto a dire e scrivere su di loro le cose più infamanti, ma false. Dicevo che i catari erano gli unici veri eretici. E perché? Perché erano gli unici ad avere una dottrina diversa, cristiana, ma diversa. L'avranno molto più tardi i luterani, ma tutte le altre eresie dell'epoca, i Valdesi, Fra Dolcino e le mille altre, non avevano una dottrina diversa. Criticavano la Chiesa, questo è vero, per l'arricchimento eccessivo, il comportamento licenzioso del clero e soprattutto per l'essersi allontanata dal dettato evangelico. Ma non proponevano dottrine diverse e non rifiutavano né i sacramenti né l'autorità della Chiesa. Detto in termini un po' popolareschi, volevano che la Chiesa si desse una regolata. Di questo tipo di movimenti, che vengono detti pauperisti, ce n'erano tanti in quei secoli, tra cui quello fondato da Pietro Valdo, ricco mercante di Lione, nato 30 anni prima di Francesco d'Assisi, che faceva e diceva esattamente le stesse cose di Francesco. Diverso, diversissimo il discorso per i catari. I catari predicavano una dottrina che divergeva profondamente da quella della Chiesa di Roma e ne rivendicavano l'ortodossia, tanto è vero che si definivano i buoni cristiani, i veri cristiani. Della Chiesa non riconoscevano né l'autorità né i sacramenti e si presentavano come la vera Chiesa di Cristo, la Chiesa, dicevano, che discendeva direttamente dagli apostoli e dalle comunità cristiane originarie di cui avevano conservato i riti e i sacramenti. I catari, va detto, non chiamavano se stessi catari. Venivano chiamati catari dagli altri, cioè dai loro nemici, dagli inquisitori. Loro chiamavano se stessi cristiani e soprattutto buoni cristiani, bons hommes in Francia, boni homines in latino. E noi come li dobbiamo chiamare? Ok, chiamiamoli catari, ma teniamo presente che loro si chiamavano buoni cristiani. L'eresia catara era la grande eresia del Medioevo. Non c'è paragone con le altre numerosissime eresie dell'epoca. Il catarismo è stato il più imponente fenomeno religioso eretico del Medioevo, sia per la durata nel tempo, dal X al XV secolo. Adesso mi contesterete facendomi notare che i Valdesi ci sono ancora oggi, questo è vero. I catari sono stati sterminati. Ma non è solo la durata nel tempo, c'è soprattutto l'enorme diffusione, poiché sotto nomi diversi, Bogomili, Albigesi, Pifli, Patarini e tanti altri ancora, e catari naturalmente, erano presenti in tutta l'Europa, dalla Bulgaria alle Fiandre, dalla Spagna alla Germania, ma soprattutto nella Francia meridionale, gli Albigesi, e nell'Italia settentrionale, dove in alcune città importanti come Milano, come Firenze, per non parlare di Tolosa, vi aderiva il 30%, secondo la Brenon, in alcuni luoghi persino il 50% della popolazione, che a Firenze, intorno al 1250, ovvero intorno all'anno in cui nacque Dante, aderisse al catarismo un terzo della popolazione,
lo testimonia Raniero Sacconi, un inquisitore domenicano dell'epoca, nella sua Summa de Cataris. E ora vediamo, in modo estremamente sintetico, qual era la loro dottrina. Un problema che rende complesso lo studio del catarismo è il fatto che su quasi tutte le questioni si trova una grande quantità di credenze diverse. Il motivo di queste divergenze è dovuto soprattutto all'assenza di una chiesa centralizzata che imponesse un sistema dogmatico. I catari non consideravano eretico chi sosteneva una o l'altra credenza, erano solo credenze. La fede è un'altra cosa. Va però anche tenuto conto di un'altra cosa fondamentale, le fonti. Gran parte delle notizie sulla fede dei catari proviene dai verbali degli interrogatori e degli inquisitori, che trascrivevano anche le dichiarazioni demenziali rilasciate sotto tortura da persone che erano solo vagamente sospettate di nutrire simpatia per il catarismo. I testi scritti dai catari sono stati bruciati e se ne è salvato solo qualche frammento, anche se, secondo me, c'è un testo scritto da un cataro che espone in modo meraviglioso tutta la loro dottrina e tutto il loro mondo di valori. Ed è, immagino che l'abbiate intuito, la Divina Commedia. Tra la fine del XII e il XIII secolo, alcuni inquisitori iniziarono a scrivere dei trattati, la cui funzione era quella di servire da manuale per gli inquisitori affinché conoscessero la dottrina catara, mettendola ovviamente in cattiva luce. Ma basta leggere alcuni titoli. Sermones adversus catarorum errores, sermones contra cataros, adversus cataros et valdenses, eccetera. E questi trattati sono quasi tutti scritti da inquisitori italiani, e costituiscono quindi una fonte importantissima di informazioni sul catarismo italiano e dimostrano implicitamente quanto questo fosse diffuso. Quello che da tutti gli studiosi è ritenuto l'aspetto più caratteristico della dottrina catara è il dualismo. Detto in modo semplice, il ragionamento era questo: un Dio buono, perfetto e onnipotente non può aver creato questo mondo. Il mondo deve essere stato fatto da qualcun altro, ma non da un altro Dio. Nei libri sui catari si legge spesso che loro avevano due dei, il Dio del bene e il Dio del male. Non è assolutamente così. Per i catari esisteva un solo Dio. È l'Apostolo Paolo che definisce Satana il Dio di questo mondo, 2 Corinzi 4:4, non i catari. I catari non hanno mai parlato di due dei, ma di due principi, di due regni, quello di questo mondo e quello di Dio. E da dove l'hanno preso? Ma dal Vangelo di Giovanni, naturalmente. Famosissima è la frase di Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo». È su frasi di Gesù come questa che si fonda il dualismo catharo. È Gesù Cristo stesso che distingue il suo regno da questo mondo, ovvero, come intendevano i catari, il regno dello spirito dal regno della materia. E qui nasce un problema. Chi ha creato il mondo? E altra domanda, ma Dio alla fine ha creato qualcosa anche lui o no? La risposta a questa seconda domanda, che cosa è stato creato da Dio, è univoca per tutti i catari. Dio ha creato solo cose immateriali, spirituali. Perché il dualismo catharo, e questo è fondamentale, capirlo, non è tra bene e male, come spesso, ahimè, si legge, ma tra spirito e materia, che è tutt'altra cosa. E chi ha creato il mondo?
Detto così, c'è un errore che ho fatto, un errore grave, perché i catari non usavano mai per le cose materiali il verbo creare, ma il verbo fare. La capacità di creare è solo di Dio. E detto per inciso, questa distinzione tra creare e fare c'è chiarissimamente anche in Dante. Allora, chi ha fatto il mondo? E su questo i catari erano concordi, non Dio. Ma su chi poi fosse stato l'artefice del mondo materiale le opinioni erano discordanti. Quasi tutti dicevano Satana. In Dante, come anche in altri, gli angeli. Comunque, non Dio. E passiamo a un altro punto della loro dottrina. I catari si dicevano buoni cristiani, quindi si riconoscevano come seguaci di Cristo, ma non credevano che Gesù Cristo fosse Dio. Figlio di Dio questo sì, ma non diversamente da quanto lo siamo tutti noi, perché in tutti gli uomini vi è, così credevano, una particella della luce divina che si è incarnata e che anela a ricongiungersi al Padre, a Dio. E questo cammino di ricongiungimento è un cammino personale che ciascuno deve compiere con le proprie forze, ovvero, come pensavano i catari, senza alcuna redenzione compiuta una volta sola e per tutti. Per i catari, infatti, Gesù Cristo non solo non era Dio, ma non era nemmeno Redentore. Ritenevano che il compito di Cristo fosse stato quello di indicare la via per ritornare al Padre, non quello di un Redentore che assumesse su di sé i peccati del mondo. Nella visione catara, ogni persona deve seguire quella via e farsi carico dei propri peccati. Per quanto riguarda la morte di Cristo in croce, i catari non potevano non crederci perché attestata nei Vangeli e loro fondavano tutta la loro fede sui Vangeli, come peraltro anche i Valdesi. Ma alle sofferenze e alla morte di Cristo non attribuivano alcuna funzione salvifica. I catari condannavano ogni segno esteriore del culto, ma in particolare quello della croce, perché rappresentava per loro, come anche per i primi cristiani, come anche, ripeto, per i primi cristiani, uno strumento di tortura e di morte e non un simbolo da venerare. Un altro importante aspetto della dottrina dei catari è la reincarnazione. I catari credevano nella reincarnazione. Oltre a queste che sono le grandi questioni dottrinali, c'è tutta una serie di usanze, credenze, precetti caratteristici dei catari. Per esempio, che non avevano chiese nel senso di edifici, non veneravano santi e men che meno reliquie, non credevano ai miracoli, nemmeno quelli operati da Gesù che venivano da loro interpretati in senso spirituale. E da parte dei catari c'era il rifiuto di tutti i sacramenti della Chiesa Cattolica. Il rifiuto più grave e più significativo era quello dell'Eucaristia, per il valore centrale che questo sacramento riveste per la Chiesa Cattolica. I catari avevano però un rito in cui il pane veniva benedetto, non consacrato, spezzato e distribuito tra i presenti in ricordo dell'ultima cena, come aveva prescritto Gesù, fate questo in memoria di me. Ma non c'era alcuna presenza divina, né reale, né simbolica in questo pane. La confessione. I catari praticavano un rito di confessione, il quale però non aveva nulla a che fare con quello cattolico, anzi era per molti aspetti esattamente il contrario, dato che a confessarsi era il consolato, potremmo dire il prete, non il credente. E non si svolgeva nel segreto del confessionale, ma davanti a tutti.
I catari non avevano un prete al quale confessare i peccati, che giudicasse e decidesse in nome di Dio se assolvere o no. Non avevano un intermediario tra l'uomo e Dio. Un altro sacramento fondamentale è il battesimo. Il rifiuto del battesimo da parte dei catari era anch'esso fondato sulla fedeltà ai Vangeli. Questi raccontano infatti che Giovanni Battista soleva dire alla gente che si faceva battezzare da lui: «Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». E questo colui era Gesù, naturalmente, e questo è il motivo fondamentale per cui i catari rifiutavano il battesimo con acqua, praticando invece il battesimo in Spirito Santo e fuoco, ovvero l'imposizione delle mani che veniva praticata dagli apostoli nelle comunità cristiane originarie, con cui, come attestano gli Atti degli Apostoli, veniva conferito lo Spirito Santo. E presso i catari tale sacramento veniva chiamato Consolamentum. Il Consolamentum era l'unico sacramento dei catari e chi lo riceveva poteva trasmetterlo. Attenzione, uomo o donna che fosse. In altre parole, una donna poteva trasmettere lo Spirito Santo. Mai nessun'altra religione ha dato una tale, totale uguaglianza alle donne. Ancora oggi la cosa suona rivoluzionaria, all'epoca era, non so quali aggettivi usare, insomma impensabile e molto probabilmente insopportabile per la Chiesa Cattolica che ancora oggi esclude le donne dal sacerdozio. Figuriamoci allora. E questo è uno dei motivi principali del successo del catarismo, perché le donne raffinate e colte delle corti aristocratiche italiane e occitane aderivano con passione a questo cristianesimo che dava loro spazio, che le poneva dal punto di vista spirituale sullo stesso livello degli uomini. Il Consolamentum era un sacramento radicalmente diverso dal battesimo cattolico. Uno, non era effettuato con l'acqua. Due, veniva praticato solo su persone in età adulta, non ai bambini. Tre, non aveva la funzione di rimettere alcun peccato originale nel quale i catari non credevano. E quattro, non veniva praticato su tutti i membri della comunità, ma solo su un'esigua minoranza. E perché una minoranza? Perché ricevere il Consolamentum comportava un drastico cambiamento della vita. In pratica significava niente rapporti sessuali, cibo rigorosamente vegetariano, perché il divieto di uccidere comprendeva gli animali, l'impegno a non uccidere nemmeno in caso di legittima difesa, a non mentire mai, a non giurare mai, eccetera. Inoltre l'obbligo di esercitare un lavoro e poi una serie di digiuni e preghiere da eseguire in determinate ore. E tutte le prescrizioni andavano osservate scrupolosamente, pena l'invalidazione del Consolamentum ricevuto. Un aspetto che potrebbe suscitare perplessità è l'apparente incompatibilità tra una religione che propone una vita apostolica con digiuni, preghiere e lavoro e il tipo di persone che vi aderì, gli aristocratici, la ricca borghesia mercantile. Ciò si comprende se si considera che questi obblighi riguardavano solo i consolati e va tenuto conto del fatto che al Consolamentum si accedeva in genere da adulti, ma il più delle volte da anziani. Contrariamente alla Chiesa Cattolica, che riempiva i seminari di bambini in età preadolescente, il novizio catero doveva avere almeno 18 o 24 anni, così le fonti. Ma le fonti poi non sono concordi sull'età minima, ma lo sono nell'asserire che era raro che un giovane aspirasse a ricevere il Consolamentum. Spesso si trattava di vedovi o vedove,
perché ricevere il consolamento non significava intraprendere una carriera ecclesiastica, era il coronamento di un percorso spirituale che tutti potevano compiere. Comunque, i consolati non erano tenuti ad andare in giro vestiti di stracci a mendicare, dovevano lavorare. I catari erano contrarissimi alla pratica del mendicare e anche alla pretesa delle decime. La decima che veniva data allora alla Chiesa non è l'otto per mille, la decima è il cento per mille. E questo è un altro discorso importante che si dovrebbe fare, e cioè quanto quel tipo di prassi parassitaria ha danneggiato l'economia e quanto sarebbe stato infinitamente migliore l'approccio dei catari, che privilegiavano il lavoro e la cultura. Questo del lavoro è un aspetto importantissimo e caratterizzante dei catari, che non avevano chiese ma case, le cosiddette case catare, un'istituzione di straordinaria modernità, aperte a tutti. Erano una sorta di scuole laboratorio in cui si insegnava ai giovani di ambo i sessi a leggere e scrivere e i vari mestieri. Ma erano anche veri e propri centri di produzione, di tessuti soprattutto, tanto che tra i tanti nomi con cui venivano chiamati c'era anche tisserand, tessitori, ma anche, dopo l'invenzione della carta, o aghi e spilli come a Concorezzo. Con l'infittirsi delle persecuzioni, questa meravigliosa esperienza finì. Ecco, questi erano i catari, e vedete bene che erano davvero eretici, che il loro cristianesimo era davvero altra cosa. Ora, la mia scoperta è che la dottrina che Dante espone nella Divina Commedia è quella dei catari, non è quella cattolica. Per quanto riguarda l'Occitania, non è che lo dico io, cioè lo dico anche io naturalmente, ma non sono né l'unica né la prima a dirlo. Lo dice forse per primo Denis de Rougemont in quel suo libro fondamentale e bellissimo L'amore e l'Occidente, scritto negli anni 30 del secolo scorso, quasi un secolo fa, in cui analizza come l'amore viene cantato nelle diverse letterature e si sofferma soprattutto sulla profonda differenza tra la letteratura in lingua d'oc e quella in lingua d'oïl. Il suo cuore batte ovviamente per la raffinatissima civiltà dei trovatori, di cui scrive: i catari erano stati l'anima austera e segreta. L'anima austera e segreta. Segreta, ovviamente, ma è quella l'anima. All'inizio, come potete immaginare, un coro di no contro Rougemont. E ora il rapporto tra catarismo e trovatori è universalmente riconosciuto. E temo che ci vorrà un altro secolo prima che gli accademici riconoscano che anche la nostra poesia, quella alla corte di Federico II, quella del Dolce Stil Novo, ha come anima austera e segreta il catarismo. E tutti questi poeti, questi che ho citato, ci cantavano, scrivevano nella loro lingua materna. All'inizio, come dicevo, la lingua universale era la lingua d'oc, ma poi pian pianino sono passati alla lingua materna. Qui in Italia, in Sicilia, in Toscana, a Bologna e in molte altre zone. Insomma, i vari dialetti italiani, che poi effettivamente sono abbastanza comprensibili e simili. Ma poi ci sono anche i Minnesänger che cantavano in un tedesco arcaico oggi incomprensibile, i trovieri che cantavano in lingua d'oïl e anche i romanzieri in lingua d'oïl. Ma come ho già detto prima, i primi in assoluto sono stati i trovatori in lingua d'oc. La lingua è un elemento fondamentale per la propria
identità. Perché ogni popolo si riconosce per prima cosa non nella bandiera e nemmeno nel territorio, ma nella sua lingua. È lì, nella lingua, che è radicata la sua identità. C'è un caso che lo dimostra e riguarda proprio la lingua occitana, ed è il caso che certamente conoscete bene, quello di Guardia Piemontese. Hanno cambiato territorio, si sono convertiti al cattolicesimo, dunque hanno cambiato la religione, ma la lingua è rimasta quasi fino ad oggi, per secoli. Ma torniamo ai trovatori. I trovatori cantavano l'amore, ma in modo radicalmente diverso da come veniva cantato dai poeti della Francia del Nord. Perché la differenza tra la Francia del Nord e quella del Sud non consisteva solo in una questione di lingue diverse. Si trattava di due culture profondamente diverse, di valori diverse e di religioni diverse. Perché la guerra del 1209, la guerra di conquista dei baroni del Nord e poi più tardi anche del re di Francia, non era solo una guerra mossa per appropriarsi delle contee del Sud. Era una crociata voluta da Papa Innocenzo III. Era una guerra di religione. Da allora in poi l'Europa sarà per secoli insanguinata da guerre di religione, tra cristiani. In quella zona, nella zona della Francia del Sud, ci sono oggi le rovine di numerosi castelli, detti castelli catari. E prima del Covid tutti gli operatori turistici proponevano viaggi per visitare i castelli catari. Sono i castelli in cui in quei tempi vivevano dei nobili che furono uccisi perché accusati di essere catari. Il fatto è che lo erano davvero, ma come ho già detto, al catarismo aderiva in quelle zone dal 30 al 50% della popolazione e i primi a scegliere questo cristianesimo erano i nobili e soprattutto le nobildonne. Ora, questi castelli erano frequentati in quello stesso periodo, cioè in quel secolo prima della crociata, dai trovatori. E gli stessi aristocratici erano spesso trovatori, a partire da colui che da tutti è considerato il primo trovatore, Guglielmo IX, duca d'Aquitania, scomunicato due volte. Quindi la poesia dei trovatori nacque negli stessi ambienti che avevano aderito al catarismo, ma, e la cosa è a mio avviso di grande rilevanza, oltre mezzo secolo dopo. Cioè prima si era diffuso il catarismo e poi nacque la poesia dei trovatori, mezzo secolo dopo. Insomma, che vi fosse un collegamento tra i catari e i trovatori è sostenuto ormai da molti e direi che è innegabile. Peraltro si potrebbe vedere un collegamento subliminale tra trovatori e catari in un'opera famosissima del nostro grande Giuseppe Verdi, Il Trovatore, la cui aria più famosa è «Di quella pira l'orrendo fuoco», più o meno così, scusate. E che cos'è l'orrendo fuoco? Un rogo, naturalmente. Il problema è che l'opera è ambientata nella Spagna del XV secolo, quando i roghi c'erano, ma contro le streghe, perché non c'erano più i catari. Ma, fondamentale, non c'erano più neanche i trovatori. Manrico, il trovatore dell'opera, era uno che faceva le serenate sotto il balcone della sua bella. Non ha niente a che fare con i trovatori. E perché l'ha chiamato il trovatore? Forse a livello subliminale, inconscio, lo stesso Verdi ha voluto alludere a un altro periodo, quello quando c'erano i trovatori e la pira e l'orrendo fuoco erano per i catari. Ora vediamo
cosa dicono gli 8 versi in lingua occitana della commedia. Ovviamente Dante li mette in bocca a un trovatore che si trova in purgatorio e che gli è stato presentato come il miglior fabbro del parlar materno. Incuriosito, Dante gli chiede chi egli sia e Arnaut Daniel risponde. Adesso lo leggo in occitano, scuserete la pronuncia, e poi la traduzione. Tan ma bellis vostre curtes deman che nome pues ni voil a vos cubrire. Eu sui Arnaut, che plur e vau cantan, cun sirus vei la passada fulur, e vei giosen lo fo lo gioi che sper denan. Ara vus prec, per aquella valur che vus guida al sum dell'escalina, suvegna vus a temps de ma dolur. Tanto mi piace la vostra cortese domanda che non mi posso né voglio a voi celare. Io sono Arnaut che piango e vado cantando. Preoccupato vedo la passata follia e godendo vedo la gioia che spero in futuro. Ora vi prego per quel valore che vi guida al sommo della scala, vi sovvenga a tempo debito del mio dolore. A dire il vero, non c'è nulla di particolarmente significativo in queste parole. Significativo è che sono in occitano. E significativo è quanto viene detto prima da colui che lo presenta. Virgolette, versi d'amore e prose di romanzi soverchiò tutti. Che significa, come spiegano i critici, che Arnaut superò tutti, sia per quanto riguarda la lirica d'amore, sia per quanto riguarda i romanzi. E qui c'è una cosa strana, anzi un problema, segnalato anche dai critici, ed è che Arnaut Daniel non ha mai scritto romanzi. Non solo, non esistono romanzi in lingua doc. Allora di quali romanzi sta parlando? Degli unici romanzi dell'epoca, i romanzi che parlano di Re Artù e del Santo Graal. E su questo concordano tutti i critici, e anch'io. Si riferisce a quei romanzi, che però erano stati scritti in lingua Doyle, non in lingua Doc. Tutti questi romanzi sul Santo Graal sono stati scritti in lingua Doyle, ad eccezione del Parsifal di Wolfram von Eschenbach, scritto in tedesco antico, che peraltro presenta notevoli differenze. Ma ad eccezione di questo, tutta quella enorme quantità di romanzi sul Graal, Franco Cardini li definisce infiniti, non esageriamo, ma erano proprio tanti, sono stati scritti, come dicevo, in lingua Doyle, la lingua che si parlava nel nord della Francia. Non uno, nemmeno uno, zero assoluto, fu scritto in lingua Doc. Lì, cioè nel sud della Francia e in lingua Doc, che oggi si chiama lingua occitana, esisteva tutt'altro tipo di letteratura, la grande poesia dei trovatori. E come ho già detto, non si trattava solo di due lingue diverse, ma di due culture profondamente diverse, che portavano avanti valori non solo diversi, ma antitetici. Vi faccio una breve sintesi delle differenze fondamentali tra queste due culture. Nei romanzi in lingua Doyle c'è la glorificazione dell'ostia consacrata, perché il Santo Graal che cos'è? È un calice che era servito per raccogliere il sangue di Cristo e che ora conteneva l'ostia consacrata. E questa glorificazione dell'Eucaristia c'è solo nella letteratura in lingua Doyle. Non compare mai nella poesia dei trovatori, che era laica e critica nei confronti della Chiesa. Critico nei confronti della Chiesa è anche Dante. E per quanto riguarda l'Eucaristia, vi do uno scoop. Cioè vi dico una cosa che non dice nessuno, lo dico solo io. Ma che sia vero quello che dico è facilmente verificabile. Dell'Eucaristia Dante non parla mai, mai, in nessuna delle sue opere. Il sacramento della comunione non c'è e non c'è nemmeno la messa in nessuna delle sue opere, mai. Ed è una cosa che, vista l'epoca, è davvero, diciamo, strabiliante.
Un altro messaggio che quei romanzi volevano trasmettere è l'esaltazione della cavalleria, della battaglia, che non troverete mai nella poesia dei trovatori. E poi c'è un altro punto fondamentale, l'amore. Mentre la letteratura in lingua d'oïl esaltava il valore del matrimonio, da poco, dal 1215 elevato a sacramento, i trovatori inneggiavano all'amore libero e anche all'adulterio. È noto infatti che le donne da loro amate erano sempre regolarmente sposate a qualcun altro. Ma anche la Beatrice di Dante, la Fiammetta di Boccaccio, la Laura del Petrarca erano tutte donne sposate a qualcun altro. Quindi, se vogliamo rimanere al senso letterale, questi amori cosa sono? Amori adulterini. Però, Beatrice non è mai stata una donna in carne ed ossa e non lo sono le donne dei trovatori, dei poeti siciliani, dei poeti del dolce stil novo. È una follia considerarle donne reali. Ora, cosa c'è di catero in questi amori? Tantissimo. Il cantare l'amore libero tra uomo e donna, l'amore cortese, è nato come un atto di protesta contro i valori della Chiesa che vedeva nel sesso il peccato per antonomasia, che interpretava addirittura il peccato originale, cioè quello commesso da Adamo ed Eva, come un rapporto sessuale. Quindi, certamente c'era questa protesta, ma c'era anche dell'altro. L'amore, cioè l'aspirazione verso l'unione con la donna, aveva un significato profondamente catero, e questo vale sia per Dante e i poeti italiani, sia per i trovatori. I catari, tutti i catari, credevano che lo spirito dell'uomo fosse diviso in due parti. Una era incarcerata nel corpo e nell'anima, l'altra era rimasta in cielo e fungeva da angelo custode della prima. Ora sentite ora cosa scrive Dante nel Convivio. Quella Beatrice beata che vive in cielo con gli angeli e in terra con la mia anima, esattamente come credevano i catari. Ah certo, i commentatori danno un'altra spiegazione. È in cielo perché è morta, è in terra con la mia anima perché sono ancora innamorato di lei. Vabbè. Secondo me Beatrice rappresenta, come immagino avete intuito, proprio questo, la parte dello spirito di Dante che è rimasta in cielo e che funge da custode e guida. Ora, con il consolamento non scendeva solo lo Spirito Santo, ma avveniva anche il ricongiungimento delle due parti, le nozze mistiche o nozze celesti, in seguito alle quali lo spirito incarcerato nell'uomo ritornava al regno del Padre, guidato in questa ascensione dalla sua metà celeste. Tutto questo che sto leggendo adesso è nel libro La cena segreta ed è scritto da Francesco Zambon nella sua introduzione. Questo ritorno in cielo è descritto in tutti i testi come una risalita attraverso i sette cieli. Chiuse le virgolette. Mi sembra quasi superfluo sottolineare l'esatta corrispondenza con il poema dantesco, perché cosa fa Beatrice? Si unisce a Dante alla fine del purgatorio, immediatamente dopo l'imposizione delle mani, e poi lo guida attraverso tutti i cieli al regno del Padre, esattamente come dicono, adesso questo Zambon lo dicono poi tutti i libri sui catari, questa cosa. Esattamente questo, cioè la corrispondenza con il consolamentum dei catari è totale. E questo è Beatrice, ma non è un'invenzione dei catari. C'è una tradizione antichissima che vede nella donna amata, il simbolo della propria parte celeste, il nostro io trascendente. Grandi maestri, Dante compreso, hanno insegnato il cammino che ci conduce a ritrovarla, un cammino che è sempre stato descritto come lungo, difficile, pericoloso. E lei poi
ci guiderà verso il vero oggetto del nostro amore, che è Dio, ovviamente. Quindi Dante, dicendo che l'opera di Arnaud Daniel è migliore di quei romanzi, dà un giudizio di valore. Prende posizione a favore della letteratura doc, quella dei trovatori della Francia del Sud, contro quella in lingua d'Oïl, dei romanzi della Francia del Nord. È innegabile. Ma Dante è mille volte più intrigante, perché questi romanzi di Re Artù e del Graal, Dante li cita nella Divina Commedia. Dove? Bravissima, chi l'ha detto? Brava. Brava, perché io quando nelle conferenze arrivo a questo, normalmente chiedo dove c'è il silenzio assoluto. Complimenti, perché sono versi famosissimi. Noi leggiamo un giorno per diletto di Lancialotto, come amor lo strinse. Lancialotto è uno dei personaggi creati da Chrétien de Troyes, l'inventore del Santo Graal. Il libro che Paolo e Francesca stanno leggendo è il libro che li ha spinti al peccato e condotti all'inferno, è il famoso libro Galeotto, e se è anche vero che il nome deriva dal personaggio Galeò, come si affrettano a spiegare i critici, è anche vero che il termine ha una connotazione negativa. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, dice Dante, estendendo la condanna anche all'autore. La condanna di questa letteratura è chiara ed è implicita già nel fatto che Paolo e Francesca sono in inferno. Certo, questa condanna Dante doveva esprimerla in modo da non creare sospetti, che è proprio quello che fa attraverso i personaggi che immagina di incontrare. Poteva incontrare Chrétien de Troyes, invece no, incontra Arnaud Daniel, il grande trovatore che fa parlare in lingua doc. Insomma, i due autori, Arnaud Daniel e Chrétien de Troyes, vengono innalzati da Dante a simbolo non solo di due stili letterari, né di due lingue diverse, ma di due culture diverse. Diverse e, come dicevo, antagoniste. E poi si sa come è andata a finire la crociata contro gli Albigesi, indetta da Papa Innocenzo III e realizzata dai signorotti, dai baroni della Francia del Nord, con il loro seguito di cavalieri e soldati che distrussero, rasero al suolo i paesi del Sud, la Provenza, la lingua d'oca, eccetera, dove la nobiltà e gran parte della popolazione avevano aderito all'eresia catara e pertanto erano non violenti, non avvezzi all'uso delle armi e furono annientati e i catari sterminati. E i vincitori hanno imposto, come sempre, la loro lingua, la lingua d'Oïl che poi diventerà il francese, la loro cultura, i romanzi del Graal e la loro religione cattolica. Dante viveva in quegli anni, respirava quell'atmosfera e sapeva benissimo che cosa era in gioco. Noi lo abbiamo dimenticato, ma Dante lo sapeva e prende posizione sulla questione, dicendo qual è la buona poesia e la buona letteratura e la cattiva poesia e la cattiva letteratura. Certo, non lo poteva esprimere con la chiarezza con la quale possiamo dirlo noi oggi, perché era schierato dalla parte dei vinti, non dalla parte dei vincitori, e la guerra era ancora in corso, la guerra era ancora in corso. E questo dobbiamo sempre tenerlo presente, e allora capiremo che l'aver messo nel suo poema 8 versi in lingua occitana è uno straordinario atto di coraggio, la cui portata oggi non deve sfuggirci. Grazie.